Ecco, al Policlinico Gemelli di Roma celebriamo l'ultima domenica dell'anno liturgico, la solennità di Cristo Re. È un re particolare che Luca ci descrive, ascoltiamolo. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è Lui, il Cristo di Dio, l'Eletto!» Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso!» Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei!» Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male.» E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.» Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.» E allora oggi concludiamo l'anno liturgico con la solennità di Cristo Re dell'Universo, e tradizionalmente ci viene presentata nella liturgia di questa domenica il modo con cui Dio sceglie di rivelarsi Re, ed è quello della croce, della crocifissione di Gesù. Mi piace sottolineare in questa scenetta che l'Evangelista Luca usa, in cui sembra davvero un bravo regista, un bravo cameraman, che sposta a un certo punto l'attenzione da Gesù, cambia inquadratura e si rivolge verso la folla, verso la gente che guarda, e quasi a mostrarci la visuale di Gesù. E in questa visuale ci sono due gruppi distinti di persone: c'è la folla che nel Vangelo di Luca è sempre stata a favore di Gesù, tranne quando Pilato chiede: «Chi volete libero, Gesù o Barabba?» E allora la folla va a favore di Barabba e contro Gesù. Ma di solito la folla è sempre a favore di Gesù. Anche in questo caso ci viene detto che la folla contempla questa scena. È una contemplazione quasi religiosa. Probabilmente anche una contemplazione che porta alla meditazione, al ripensamento di quello che è successo e di quello che è accaduto. Magari forse non dovevamo condannarlo. E poi c'è un'altra parte, sono i potenti, i capi del popolo, che sogghignano, lo sbeffeggiano. E in questa presa in giro del re ritorna quella che era stata la tentazione nel deserto all'inizio del Vangelo di Luca. All'inizio del Vangelo di Luca la tentazione è: se sei il figlio di Dio fai questo, se sei figlio di Dio fai quest'altro, se sei figlio di Dio fai quest'altro ancora. Qui la tentazione, ed è l'ultima tentazione, è: se sei il re dei giudei, allora scendi dalla croce e salva te stesso. Ed è anche per bocca dell'altro malfattore, no? Se davvero sei figlio di Dio, allora salva te stesso e salva anche noi. Gesù non risponde a questa tentazione, ma che tentazione è? È la tentazione del potere, o ancora di più, è la tentazione del salvarsi da solo. Signore, se è così, chi potrà salvarsi? Nessuno. Nessuno. Ma quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Noi questa pagina del Vangelo spesso l'abbiamo cancellata e presumiamo di essere noi che ci salviamo facendo i bravi, facendo i buoni, dicendo le preghiere, andando a messa, volendo bene agli altri. In realtà è Dio che ci salva. Gesù allora vuole vivere questa condizione umana totalmente. Non è Lui che si salva, ma si lascia salvare dal Padre. E che cosa fa la Chiesa raccontandoci il Vangelo in questo giorno in cui si celebra Cristo Re dell'Universo? Ci spiega in che cosa consiste questa salvezza, ci spiega in che cosa consiste questa regalità.
La regalità di Dio è lo scegliere l'ultimo posto, è lo scegliere di stare accanto a ogni disperazione, a ogni morte, a ogni esclusione, a ogni condanna, aspettando il tempo della salvezza, lasciandosi salvare dal Padre. E questa pagina in cui si parla della morte di Gesù, anche di due malfattori, la crocifissione non è una scena allegra, però c'è una grande ironia. Se sei il figlio di Dio, mostrati. Dio ci mostra chi è veramente il figlio di Dio e viene riportato nel Vangelo che di fatto sopra la croce c'era scritto: questo è il re, questo qui è il re, non quello che pensate voi. C'è una grande ironia, infatti coloro che lo fanno condannare vogliono che quella scritta sia tolta, e quella scritta in realtà non viene tolta. Ci sono questi due malfattori. Loro sono la spiegazione di come il cristiano vive questa regalità. Noi possiamo, come l'altro malfattore, decidere di cambiare il mondo a forza, con il potere. Quando c'è un rivoluzionario che fa la rivoluzione è violento, se la rivoluzione funziona diventa un eroe, se la rivoluzione non funziona diventa un malfattore. Ma sempre di violenza si tratta. Signore, facci scendere dalla croce, liberaci da questa sofferenza ingiusta, rimetti a posto tutte le cose. L'altro invece si accorge che l'atto violento, l'uso del potere, della potenza, non è risolutivo. E allora riconosce la regalità di Gesù che sta con lui a soffrire e chiede la salvezza. Qual è questa salvezza? Signore, rimani con me, rendimi partecipe della tua vita. E Gesù accorda questa richiesta, non rimandandolo al futuro, quando sarai, fammi entrare con te in paradiso. In realtà io ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso. Questo racconto ci dice molto del modo di stare nel dolore in qualche modo, in questo luogo che comunque è un luogo ospedale, quindi un luogo delicato di sofferenza anche, soprattutto, ma anche di speranza. Come parla Cristo al nostro oggi sofferente? Questo oggi sofferente che sia personale sia più esteso, no? Penso appunto, non so, ai migranti, alle emergenze umanitarie incombenti anche su questa Europa. Come sta Cristo crocifisso in questi contesti? Si lascia toccare, è un parlare silenzioso. Gesù sulla croce, tranne queste poche parole che sono state registrate, non dice nulla. Eppure è il più potente messaggio che Dio ci consegna. Questo è il re, questo è il modo di governare la vita, e cioè quello di non rifiutare il contatto con la sofferenza, anche se la sofferenza è brutta, anche se la sofferenza non è necessaria, non rifiutare questo contatto, ma rimanere pienamente uomo, rimanere pienamente donna, anche nel contatto con la sofferenza. E il modo che Dio ha di agire in questo, no, più che fare il mago, è quello di rimanere dentro, di non sottrarsi, di non, paradossalmente, il modo di regnare di Dio anche in un ospedale o in tutte le situazioni di sofferenza del mondo è quella di non approfittarsi del fatto di essere Dio. Don Dino, è passato quasi un anno dall'apertura del Giubileo della Misericordia e noi, attraverso le varie attività che ci sono state proposte dall'Università Cattolica, abbiamo approfondito il tema della misericordia e i suoi significati. Come possiamo agire in maniera misericordiosa? La misericordia è stare lì in mezzo, non sottrarsi né alla domanda dell'uno né all'insulto dell'altro, ma rimanere lì presente, in ascolto, non con la pretesa di cambiare l'altro, ma con la speranza che l'altro venga toccato dall'amore. Don Dino, in questo Vangelo uno dei due ladroni
nel momento di sofferenza finale, insomma, sulla croce, si apre all'idea di Dio. E mi capita spesso, così parlando, magari racconto qualcosa di me e dico, dopo un momento di sofferenza mi sono riaperta alla fede. E allora la frase che mi capita più spesso è: ma perché per forza dopo un momento di sofferenza devi trovare Dio? Perché tu hai avuto bisogno della sofferenza? Perché sei di goccio? Perché non è che Dio ha imposto questo, però si vede che nella tua vita sei stata o sorda o cieca, insomma un pochetto timida nel capire, e il Signore ti fa vedere una cosa, poi te si avvicina, poi te ne dice un'altra, come i discepoli di Emmaus, li ascolta, cammina con loro, gli chiede che è successo, poi prova a spiegare, alla fine che cosa fa? Dice, vabbè figli miei, voi siete duri di cuore proprio, e quasi rimproverandogli gli spiega tutto. Ecco, la sofferenza forse è quell'alzare la voce di Dio, o forse nel momento della sofferenza noi siamo svuotati della nostra presunzione, non ce la facciamo più, non sappiamo più che altro fare, e dicevo, quasi quasi mi fido. Ecco, allora credo che non è la sofferenza che ci salva, ma è l'amore di Dio che ci salva, soltanto che noi questo amore lo percepiamo nel momento in cui ne abbiamo più bisogno, e nel momento in cui siamo feriti sicuramente siamo un po' più soli, un po' più vuoti e un po' più aperti a questa grazia. Però non diciamo che bisogna soffrire, perché assolutamente no, siete gocci insomma. Nel commento del passo del Vangelo, le parole che più mi hanno colpito sono state comunque il parlare di salvezza, di condanna, e soprattutto quando lei ha detto che comunque Gesù sceglie sempre di mettersi all'ultimo posto. Io le pongo una domanda che è più specifica, visto che comunque siamo nell'Università Cattolica del Sacro Cuore e vi è la Facoltà di Economia. Io sono studente di Economia Sanitaria qui a Roma, e la domanda che mi pongo io, che riguarda soprattutto tutta la categoria di noi studenti di Economia, è proprio quella: in che modo uno studente di Economia, che un domani sarà chiamato a gestire come ospedale, nel mio caso, oppure banche o qualsiasi altra azienda o impresa, in che modo dobbiamo approcciarci all'economia, visto che l'economia, l'abbiamo visto negli anni, ha sia salvato persone sia dall'altro lato condannato altre categorie? Questo devi chiedere al professore, no? Prego. Che ne so io, bisogna veramente, uno che fa economia sanitaria mi sembra un grande atto di fede, perché dice forse un malato lo guariamo, ma l'economia dell'ospedale chissà se si riesce. No, non so, credo che dobbiamo avere la capacità di rimanere uomini, di ricordarci che ci sono le persone, e quindi tutti gli argomenti, i temi, le questioni, metterle dentro questa cornice che oggi non mi sembra scontata per niente. Perché a volte le esigenze dell'economia, mi rimando al Vangelo, no? Signore, io adesso ho bisogno che tu mi tiri fuori dalla croce. Allora l'obiettivo mio è che qua devo uscire dalla croce, devo scendere dalla croce. Quindi se tu le energie le dobbiamo spendere per scendere dalla croce. Dio invece mi fa un altro tipo di discorso. Dice: il mio obiettivo è che tu viva, e viva anche sulla croce, e viva anche nonostante la croce. Il mio obiettivo è molto più alto. La richiesta dell'altro ladrone, la richiesta della salvezza. Che cos'è la salvezza? La salvezza è la vita stessa di Dio che mi viene donata. Allora, se andiamo in termini economici, quando è che un'economia funziona? Quando permette alla persona di vivere liberamente la propria storia. Quando la persona la fa rimanere persona. Non so trovare la soluzione, non so se esiste. Non a caso il Vangelo ci richiama più alla povertà e ci dice che
perché il denaro è sempre da guardare con sospetto. Io ho fatto un'esperienza di economo in parrocchia, sto facendo, trovandomi una parrocchia con dei debiti che deve pagare, pensavo che il problema fossero i soldi, ma quando hai a che fare con le persone e con le questioni quotidiane, ti accorgi che in realtà non sono i soldi il problema, anzi, se i problemi si risolvessero con i soldi, io sarei il prete più felice di questo mondo. Mi venderei chiesa e oratorio e risolverei un sacco di problemi. Invece ci si accorge che le questioni, le persone le si salvano stando loro accanto, ascoltandole, provando a trovare delle soluzioni che li rendano liberi. E quindi sì, ci devi far pace. Tu studi l'economia al Vangelo, però i soldi li guarda sempre con sospetto. Don Dino, noi come futuri medici ci troveremo molto spesso a contatto con malato, comunque con persone in sofferenza, e da una parte abbiamo visto come la misericordia sia di aiuto in questo frangente a camminare con il malato, accostarci a lui e alle sue sofferenze. Dall'altra parte però non possiamo di fatto prendere tutte le sofferenze dei nostri malati. Quindi come possiamo trovare una via di mezzo, comunque un modo per superare questo problema, insomma? Credo che da un lato, non so, questo me lo insegni tu, no? Il medico non può essere indifferente alla sofferenza del paziente, cioè deve essere un'empatia, nello stesso tempo però non si deve far coinvolgere, perché a me, sono capitato una volta a pronto soccorso, mi hanno messo quelle sonde per fare l'elettrocardiogramma che si appiccicano, e per toglierle, lì se c'è il medico che non vuole farti male, quelle te le tieni su 2 mesi, 3 mesi. E allora a volte bisogna fare quell'intervento che richiede un distacco, nonostante l'empatia. Il mistero della croce ci aiuta, perché alla fine Gesù non accontenta il ladrone, cioè non gli toglie la sofferenza, non gli impedisce di vivere la sofferenza, ma gli dice che quella sofferenza, oltre ad avere una fine, ha anche un fine, che non è senza senso. Questa scena dell'apparente sconfitta di Dio, perché noi oggi celebriamo la solennità di Cristo Re, che si rivela a noi come un Dio sconfitto, rifiutato, condannato, maledetto, messo a morte e morto. Non c'è risurrezione oggi, ci viene presentato solo questo mistero. E allora quante volte capiterà di dover dire a un paziente: non puoi guarire, io mi prenderò cura di te, ma non puoi guarire? E allora non puoi mentire, non puoi andare oltre i limiti. Credo che questa debolezza di Dio, questo volersi assumere totalmente fino alla morte nella crocifissione, è anche questo, voler rimanere accanto anche nel momento in cui non c'è più possibilità di guarire, non c'è più possibilità di salvezza umana. Nonostante tutto io ti rimango accanto, perché la tua vita è preziosa, la tua vita ha senso. Quale? Non lo so, lo cerchiamo insieme. Allora noi ci salutiamo qui. Io vorrei ricordare che praticamente come domenica, ultima domenica dell'anno liturgico, sono ormai 2 anni che noi commentiamo il Vangelo il sabato sera e poi in replica anche la domenica mattina. Beh, fin qui è stato bello. Domenica prossima iniziamo un nuovo anno. Chissà dove saremo. Buona domenica.